Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della nostra Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà, sempre Maria Santissima, perché la Madonna è una, sono le apparizioni che sono tante. Andiamo a leggere questo messaggio a Miriam nelle apparizioni di Carbonia del 23 aprile 2022. L'invidia è un cancro che vi consuma dentro e vi mette in condizione di peccato, vi blocca l'ascensione. L'invidia, figli miei, l'invidia è il male più brutto, è un cancro che vi consuma dentro e vi mette in condizione di peccato, vi blocca l'ascensione, figli miei. L'invidia è una malattia che appartiene al demonio, non siate invidiosi del vostro prossimo, non siate invidiosi, pregate perché l'invidia venga a morire. Pregate il Padre vostro che ne cedi, che vi aiuti a non essere in questa condizione di peccato. Grave peccato, figli miei, l'invidia è un grave peccato. Involontariamente voi ferite il vostro prossimo e vi ritrovate in situazione di miseria infinita. Modificate la vostra vita, figli miei, modificatevi dentro, fatelo veramente, non a parole, lavorate su voi stessi, figli miei. Sono qui in mezzo a voi, sono pronta a dare aiuto a tutti i miei figli. Io sono la madre di Gesù e madre vostra, invocate il mio aiuto e con tutto il vostro cuore. Abbiate veramente il desiderio di cambiare, di essere di Gesù, di essere luce nella luce. Dio Padre, il mondo oggi si trova in pericolo, la terra trema dappertutto, a breve avvertirete il vostro pianeta sobbalzare, sentirete strani rumori provenire dal cielo e sentirete nei vostri cuori la voce di Dio che vi urla la vera conversione. Oggi il cielo comanda a questa umanità la conversione. Urge la vostra conversione, figli miei. La condizione dell'uomo è finita, è in grave pericolo. L'uomo non può gestire se stesso e non può comandare su questo pianeta. Chi siete voi, figli miei, che vi imponete al fratello? Chi siete voi, figli miei, che cercate di usufruire del bene altrui per farlo vostro? Chi siete voi, figli miei? Dio Padre prende provvedimenti, mentre in sé la gestione della terra e di tutto ciò che contiene. Sono io che ordino le cose, sono io che comando, figli miei, sono io che dispongo. Non innalzatevi a me, state fermi, con i piedi per terra e la testa sulle spalle. Il vostro cuore sobbalzi nell'amore al vostro prossimo e a voi stessi, perché il male lo fate a voi stessi quando non state nelle condizioni di grazia. Dio ha creato il mondo, potrebbe fermare a distanza ogni cosa di male, ma voi non lo meritate perché continuate a peccare, incalliti nel peccato, andate avanti. Vi siete messi contro Dio, figli miei, lo avete escluso dalla vostra vita, avete escluso su di voi la sua grazia, avete scelto un'altra via, una via che vi porterà lontano da colui che è. Cadrete nell'inferno, figli miei, soffrirete eternamente. Perderete ogni cosa, figli miei, voi non avete invocato il mio aiuto, non avete voluto accettare i miei consigli, non avete creduto la mia parola. Oggi vi tornerà tutto addosso, figli miei, tutto addosso. Tornate al vostro Signore, non abbiate timore di avanzare secondo il volere di Dio, abbandonate i vostri pensieri, abbandonate i vostri desideri terreni, nulla vi resterà di questo mondo, tutto viene a morire qui. Ho chiamato e richiamato i miei figli al ravvedimento, ma hanno preferito l'inferno alla vita eterna, al paradiso. Figli miei, ascoltate questo mio appello, ravvedetevi in fretta. Il sole sta per emanare forti esplosioni, grande dolore sarà su tutta la terra, lingue di fuoco colpiranno la terra, nulla avranno da temere coloro che saranno al mio seguito. I miei figli saranno messi al sicuro, i miei angeli li proteggeranno, ma guai, guai a coloro che staranno lontani da me. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo visto come l'invidia porta l'essere umano a decidere delle sorti dell'umanità, a sentirsi come Dio, a diventare degli anticristi. Perché l'invidia
Non è soltanto un peccato che appartiene a colui che prova invidia verso il suo prossimo, ma c'è anche quello stesso prossimo che si innalza come Dio e che porta il fratello a essere invidioso di lui. Io sì e tu no. E quindi colui che sta in quel no pensa di avere delle grazie divine e il fratello gli dice no, le ho io, tu non le hai. In questo modo c'è anche un doppio gioco della medaglia. Quindi non è solo provare invidia, ma ci sono anche coloro che te la provocano questa invidia e non si fanno un esame di coscienza, perché non esiste, cioè esiste in questo mondo, però non esiste per coloro che vivono di protagonismo, di palcoscenico, di invidia, di egoismo, non esiste quel rapporto di quell'esame di coscienza che ti fa fermare un attimo e ti fa dire ma ho sbagliato a dire in quel modo a quel fratello, a quella sorella che ha scelto poi di staccarsi dalla mia amicizia. Io magari su Facebook vedo fratelli e sorelle che sono molto deboli, hanno bisogno di amore, di attenzione e spesso pubblicano dei video loro personali, dei segni che loro hanno. E poi in questi commenti vedo persone che scrivono: non è così, te lo avevo detto, e queste persone non comprendono l'importanza di non giudicare. Anche se tu sai che quel fratello pubblicato un qualcosa che non corrisponde alla realtà, però quel qualcosa magari lo fa stare bene, lo avvicina a Dio, non andare a dire gli stai sbagliando, non è così. Perché tutto quello che ci porta a Dio non può essere, il peccato non può portare a Dio. E quindi non possiamo andare dai nostri fratelli e sorelle e dirgli queste cose che stai facendo sono false. Noi con il nostro esempio, con la nostra educazione, con la nostra etica dobbiamo portare il nostro prossimo a Dio, ma senza giudicarlo, senza offenderlo. Allora preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che vivono in un mondo dove regna l'invidia, dove io ho e tu non hai. Ieri sera, mentre pregavo, sono scesi questi angeli dal cielo, hanno parlato al mio cuore. E poi mi sono inginocchiato sul balcone, anche se c'erano delle persone sugli altri balconi che mi guardavano, come per dire questo è pazzo, si inginocchia, guarda il cielo, ma loro non hanno guardato il cielo, quindi ho cominciato a pregare nella divina volontà e sono scesi tanti angeli. E questo mi fa comprendere come tutti noi possiamo avere delle grazie divine, grazie che però nascono dalle nostre sofferenze, dalla nostra vita sacrificata per Dio. Allora non facciamo l'errore di rifiutare la protezione angelica, la protezione di Gesù e della Madonna, da parte di questo cielo che ci vuole proteggere, perché il cielo instaurerà sulla terra un nuovo mondo, ma il vecchio mondo, cioè il mondo nel quale oggi viviamo, sarà purificato, sarà distrutto. Sarà distrutto dal fuoco, ma non dal fuoco della guerra nucleare, dal fuoco della giustizia divina, che sono i vulcani, gli asteroidi e il nostro Sole. Il nostro amato Sole, questa cellula di Dio, e non Dio, perché molti fratelli e sorelle pensano, paganamente, che il sole è Dio. No, il sole è una cellula di Dio, non è creazione di Dio, è un atomo di Dio. L'universo stesso è una creatura di Dio. Allora non facciamo l'errore di diventare pagani e di adorare le stelle, i pianeti, ma solo Dio, che è un essere, è uno spirito, è un essere vivente,
Dio è, e già abbiamo detto tutto. Allora, preghiamo per meritare con il nostro cammino di conversione la protezione del cielo che scuoterà il mondo per richiamare i figli lontani a ritornare a Dio. Dio Padre in questo messaggio richiama l'umanità continuamente dicendo: figli miei, voi che soffrirete all'inferno eterno, però la frase la inizia sempre con figli miei, perché? Perché ancora, finché abbiamo alito di vita su questo mondo, abbiamo la possibilità di convertirci e cambiare strada, e non è mai troppo tardi. Quindi preghiamo per tutti, diamo l'esempio e offriamo le nostre sofferenze, i nostri ringraziamenti, il nostro tempo, lontano dalle cose del mondo, alla Santissima e Divina Volontà. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.